Access di Jungle.com. A Feletto si è svolta una partita della quinta giornata del campionato femminile WISP tra le MG Feletto e Royal Cordovato. Sfida ricca di emozioni grazie ai molti coinvolgimenti di fronte e alle doti tecniche di alcune giocatrici che hanno dato spettacolo con gol di altissimo pregio. Al triplice fischio dell'arbitro, le ragazze delle MG Feletto portano a casa meritatamente 2 punti, palesando soprattutto una migliore visione di gioco e una maggiore lucidità sotto porta. Il Royal Cordovato ha dimostrato l'ottima qualità di alcuni elementi, ma una costruzione del gioco ancora non perfettamente rodata. Vi lascio ora all'intervista di 2 protagoniste del MG Feletto e vi do appuntamento alla prossima partita. Grazie e arrivederci. Utenti di sdjungle.com, siamo qui alla Bombonera di Feletto dove abbiamo appena assistito a una partita del campionato WISP femminile. Siamo qui in compagnia delle 2 protagoniste. Bukovac Deborah e Alessia Bolzicco. Chiediamo subito un commento sulla loro prestazione personale. Ma è una partita abbastanza tranquilla, ben giocata, per cui tutto sommato una prestazione sufficiente. Tu invece? Condivido con Deborah, una squadra che secondo me ha grandi possibilità per questo campionato. Avete secondo me meritato la vittoria oggi, siete una squadra ben rodata diciamo del campionato, è il primo anno che giocate assieme oppure è già qualche anno che potete? Beh, la squadra è già organizzata da qualche anno, però quest'anno ci sono molti innesti, tra cui anche Deborah, esatto, che hanno dato maggiore qualità alla squadra. Bene, e il campionato è iniziato bene per voi? Diciamo che è iniziato con un pareggio, poi 2 vittorie e una sconfitta e oggi una vittoria. Quindi diciamo un po' al di sotto delle aspettative, ma speriamo di riprenderci. Va bene, vi lascio andare a festeggiare la vittoria. Alla prossima partita allora. Grazie.